Si può fare, si può finalmente far riconoscere i bambini, risalutarli e risalutarci tutti insieme, e per poi sperare di ripartire a settembre. Andare ai giardini e farci notare. Era importante questo incontro per poter chiudere l'anno in questo modo tutti insieme, così come lo abbiamo iniziato. Arriva su un vecchio furgoncino scoppiettante. Lo si riconosce da lontano per via della campana. Dring dring! È il signor Piccione, il venditore di felicità. Almeno un ultimo saluto da dare ai bambini all'aperto, nel rispetto di tutte quelle che sono le regole, è fondamentale. Una bella iniziativa anche in vista, speriamo, della riapertura delle scuole a settembre, cioè dovrebbe essere anche per questo motivo l'iniziativa fatta dalla maestra Patrizia. Per la bambina è un'emozione grandissima, anche per noi genitori, perché finalmente sono riusciti a vedere i loro compagni, le loro maestre dal vivo e non da uno schermo. Speriamo solo che a settembre possano riprendere, non dico normalmente, ma potersi rivedere, potersi almeno rivedere, riabbracciare, aspettiamo ancora un pochino, però almeno rivedere. Finalmente può rivedere i suoi amici e le sue maestre. È vuoto! Ma come vuoto? Non c'è niente! Questa è una bella iniziativa, grazie alla mia collega che ha molta più esperienza di me. E ha portato avanti questo, diciamo, progetto, e io penso che oggi, vedendo i bambini, è ben riuscito. Per la bimba è stata una giornata, diciamo, molto importante. L'aspettava da quando l'ha annunciato la maestra, che aspettava che arrivasse questo giorno. Diciamo che anche loro sono felici per il fatto che riescono a vedere fisicamente i propri compagni, la maestra, essere tutti assieme in un ambiente aperto soprattutto, anche se noi abbiamo fatto i 3 mesi in montagna e quindi siamo stati comunque in uno spazio molto aperto, però vabbè, non è la stessa cosa vedere i propri amici, insomma fare una cosa normale, diciamo. Chiudere un anno così a noi sembrava abbastanza impensabile. Detto questo, la nostra più grande preoccupazione non è ovviamente per ora, ovviamente ora si sono visti, hanno potuto fare almeno qualche gioco insieme, la nostra grossa preoccupazione è a settembre. Un momento di loro disegni, i colori che hanno utilizzato, fa capire quanto la scuola gli è mancata e quindi è molto molto importante. In questi mesi la cosa che mi ha reso più felice è quello di giocare di più con la mia famiglia, Oscar. Ora il mio desiderio si è avverato, le mie maestre, i miei compagni tutti insieme dal vivo. Mi ha reso felice guardare il film, altrimenti ci arrabbiamo. L'emozione che abbiamo questo giorno è veramente tanta. E abbiamo aspettato questo giorno per 3 mesi e non vedevamo l'ora di poterli incontrare, per poterli salutare, anche se siamo con queste mascherine, indossiamo dei guanti per proteggerli. Questo era il messaggio che volevamo mandare noi questo giorno, che con tutte le precauzioni, seguendo tutte le misure, i bambini possono vedersi. Quindi per noi questo è un messaggio molto importante da mandare e speriamo che molte classi dopo questo incontro riescano a vedersi. Yeah.